Ciao e bentornati o benvenuti, se è la prima volta che siete qui. Siete appena arrivati su Champions, la prima rubrica di Story of Legends, il canale delle biografie. Nel bios di oggi dobbiamo andare lontano lontano nel tempo. Siamo a Bejak, in Serbia. È il 16 maggio del 1931 e nasce una vera leggenda del calcio, specialmente per noi italiani, ovvero Vujadin Boskov. Dobbiamo però ovviamente dividere la sua carriera in due grandi fasi. La prima da calciatore, che dubito proprio qualcuno di noi possa ricordare direttamente, e la seconda da allenatore, e questa sì che in molti ancora la ricordano. Nel 1948 inizia la sua carriera da professionista nel... Quanto mi piace quello che faccio. Nel Vojvodina Novi Sad. Incredibile, l'ho preso subito. Wow! Che all'epoca si chiama Slogan Novi Sad. E perché non avete continuato a farlo chiamare così? Che è molto meglio. Si può pronunciare? Il club della sua città natale, nel quale ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Tuttavia, senza vincere alcun titolo. In un campionato dominato dall'Ajduk Split e dai club di Belgrado, la Stella Rossa e il Partizan. Questi sì che sono bei club, si possono pronunciare. Indossa per la prima volta la maglia della nazionale jugoslava nel 1951 e la difenderà per 57 volte fino al 1958. Alle Olimpiadi nel 52, con una delle selezioni più forti nella storia del paese, la Jugoslavia arriva in finale contro l'Ungheria. Purtroppo per loro perdono quella partita. Vujadin gioca da titolare anche durante i mondiali del 54 e del 58, dove gli jugoslavi vengono estromessi dalla competizione per ben due volte, sempre dai tedeschi ai quarti di finale. La sua carriera internazionale con la maglia della Jugoslavia si conclude con quest'ultima competizione. Nell'agosto del 1955 fa anche parte dell'esperimento della selezione europea, che vince contro la Gran Bretagna a Belfast con un netto 4-1. Per ovvi motivi viene considerata una selezione della natura, per così dire, oziosa, tra virgolette, insomma inutile, e quindi il progetto dismesso. Vujadin si piazza anche come unico jugoslavo al 14° posto della classifica del Pallone d'Oro nel 1958. Nel 61, all'età di 30 anni, quando gli fu finalmente permesso di lasciare la Jugoslavia, raggiunge l'Italia e firma per la Sampdoria. Tuttavia gioca soltanto 13 gare di campionato a causa degli acciacchi fisici. Lo so, per noi sembra pazzesco che un ragazzo di 30 anni possa essere fermato da acciacchi fisici, ma in quegli anni la preparazione era molto diversa, l'alimentazione era molto diversa e soprattutto il modo di giocare era molto diverso. La palla era pesante, le scarpe rigide, i campi erano pieni di buche e avvallamenti, le entrate erano dure. Quindi quel calcio era molto usurante, specialmente in Italia, un campionato di marcature serrate. E quindi l'anno successivo firma per gli Zurich Young Fellows, in Svizzera, un campionato senza grandi pretese all'epoca, in qualità di giocatore allenatore per due stagioni, retrocedendo però alla fine del suo primo campionato. E qui finisce la carriera del Boskov giocatore ed inizia la carriera del Boskov allenatore. Tornato in patria nel 64, lavora come direttore tecnico con il suo primo club, in grandissime difficoltà, e grazie alla sua visione futuristica del calcio riesce a mettere su un centro di formazione e una rete di scouting che proiettano il club ai vertici del campionato, vinto solo dopo due anni di lavoro e per la prima volta nella sua storia. Ma a Vujadin manca il campo e ci torna in versione di allenatore nel 71, allenando la Jugoslavia e levandosi anche qualche grande soddisfazione, tipo battere l'Olanda di Cruyff nelle qualificazioni europee. Poi va ad allenare in Eredivisie e grazie alle sue immense doti da psicologo e allenatore riesce sempre a fare la differenza. Vince al primo tentativo con il Den Haag la Coppa d'Olanda, poi passa al Feyenoord. Notato da Real Madrid, viene considerato il giusto rimpiazzo al suo connazionale Miljanic e subito conquista la doppietta Liga-Coppa di Spagna. Ma perde la finale della Coppa dei Campioni, la competizione con la quale non avrà mai un buon feeling in tutta la sua carriera. Poi nell'86 lo rivediamo in Italia, in veste di allenatore della Samp, in un campionato dominato da Maradona, il Milan di Sacchi e le solite Inter, con Rummenigge,
e la Juve di Platini. Insomma, il campionato più difficile e bello del mondo. La Samp si comporta sempre bene, vince due Coppe Italia nell'88 e nell'89, perde la finale di Champions contro il Barcellona di Cruyff, il Barcellona degli imbattibili, ma vince la Coppa delle Coppe contro l'Anderlecht l'anno successivo. Poi arriva il primo e unico scudetto della storia della Samp, targato dalla coppia Mancini-Vialli, dalla porta di Pagliuca, dalla difesa di Vierchow e dalle sgroppate di Lombardo. Poi allena la Roma per un anno, facendo esordire un ragazzino. Com'è che si chiamava quello lì? Ah già, sì, Francesco Totti. Poi arriva la panchina del Napoli prima e il disastro al Servette in Svizzera, dove viene esonerato dopo 5 mesi, accusato di non essere stato capace di ottenere le qualificazioni ai playoff. Il finale di carriera lo vede tornare in patria dopo un altro passaggio in Italia, prima nuovamente per una stagione sulla panchina della Samp, poi per pochi mesi nel Perugia dello stravagante e a tratti incomprensibile Gaucci. Riprende le redini della ricostruita Jugoslavia, ma la situazione è molto complicata e pur riuscendo ad ottenere qualche risultato come la qualificazione a Euro 2000, la squadra implode e alla fine decide di lasciare il calcio dei professionisti per dedicarsi a quello dei giovani. E lo fa nel settore giovanile della Samp. Vujadin Boskov muore il 27 aprile del 2014, a 82 anni. Per noi resterà sempre una figura estremamente carismatica, ricordata per i suoi fantastici aforismi, come rigore è quando arbitro fischia, un giocatore con due occhi deve controllare la palla e con due occhi il giocatore avversario. È la più bella di tutte. Io penso che tua testa buona solo per tenere cappello. Salutiamo Vujadin Boskov, salutiamo anche voi, grazie per averci ascoltato, Memnone vi rimanda domani con un prossimo BIOS, mi raccomando lasciate un mi piace, condividete i nostri video per aiutare questo canale a diventare un vero canale di YouTube, iscrivetevi se ancora non lo avete fatto e I love this game!